E allora abbiamo chiuso la rassegna stampa e siamo prontissimi a partire con il parere dell'esperto. Quest'oggi qui con noi Gerardo Murano. E allora salutiamo Giuseppe che ci dice: vi stavo aspettando, grazie, grazie Giuseppe. Purtroppo il ritardo non è dovuto a noi, ma è dovuto a questo, sembra, non sappiamo ancora se è stato effettivamente un attacco hacker, però qualche sito, non è stato solo un problema di un sito, erano irraggiungibili. Comunque ce l'abbiamo fatta e siamo qui col nostro esperto, col nostro Gerardo. Ciao Gerry, come stai? Ciao Marco, buongiorno, tutto bene? Bene, allora andiamo subito sul tema del giorno, che sono le parole di Christine Lagarde, che ha parlato con molta decisione. L'abbiamo sentita, abbiamo dedicato molto spazio alle sue parole nella rassegna stampa di oggi. Christine Lagarde ha detto: siamo pronti ad intervenire. Se pensate che siamo poco determinati, fate un grosso errore. I mercati come hanno reagito? Il FTSE MIB bene, è salito. I BTP così così sono più calati che cresciuti. Come mai questa dicotomia? Come si spiega? Cioè, le parole della Lagarde su uno scudo pronto già il 21 luglio avrebbero dovuto dare respiro ai BTP, che quindi dovevano essere comprati, e il rendimento sarebbe dovuto scendere. È successo invece l'opposto. Come te lo spieghi? Le parole della Lagarde sono state chiare ed andranno sicuramente in quella direzione. È chiaro che poi ci sono tutti i meccanismi da definire. I meccanismi ancora non sono stati definiti da parte di alcuni operatori, per la verità alcuni. Una parte, diciamo, si è già sostanzialmente ritirata sull'Aventino, no? E sta aspettando sostanzialmente che il processo segua il suo naturale iter, però dall'altro punto di vista ancora non sono ancora chiari, come diceva anche in qualcuno degli articoli che hai citato, quali saranno i meccanismi tecnici poi con cui sostanzialmente si andrà a salvaguardare quello che è lo spread. Un concetto importante che ha espresso la Lagarde, diciamo, al di là dei temi, quindi sostanzialmente è stata diretta, decisa, ha fatto bene in quella direzione. Comunque, ha anche chiarito che un'omogeneizzazione, diciamo, dei rendimenti tra i paesi dell'area euro rientra nello statuto e quindi nelle competenze della BCE, quindi sostanzialmente è autorizzata in qualche modo a compiere qualsiasi azione sostanzialmente vada in quella direzione. Chiaramente ci sono dei punti da limare, c'è chi sta approfittando, diciamo, di questi punti da limare, quindi un po' soffia sul fuoco e quindi non è escluso che lo spread possa avere dei movimenti volatili anche nelle prossime settimane. Però, diciamo, al di là di questo, il cammino sembra in qualche modo tracciato. È chiaro che l'orizzonte ancora non è chiaro, no? Quindi sostanzialmente tutto ciò che sta succedendo in ambito ucraino, quindi tutti quelli che sono i riflessi sui prezzi delle materie prime, che si stanno calmierando in alcuni casi, però diciamo ancora non è chiaro quello che succederà in futuro, quindi sostanzialmente nel breve termine c'è ancora margine per arbitraggi da parte degli operatori Insomma, una speculativi. BCE che ha cercato di tranquillizzare, però il mercato sembra abbia capito che di chiarezza ancora non ce l'è. Insomma, stanno più abbaiando che non mordendo. Ecco, è un po' questo. Però diciamo in questo caso il can che abbaia ha anche la forza per mordere, quindi ripeto, Meglio non penso. stargli lontano. Esatto. Gerry, io passerei alla seconda domanda di oggi, che abbiamo sentito il Sole 24 Ore aperto su queste IPO, cioè quindi questi ingressi in borsa di nuove società che riguardano appunto la transizione ecologica, nuove società importanti. Ma al di là dell'ingresso specifico, io ti volevo fare una domanda un po' più generale sulle IPO, perché è
è un tema che spesso ricorre, no? Alcuni la considerano come una vera occasione, come una manna, quindi da buttarci a capofitto quando chiaramente l'azienda è seria, e altri invece dicono ma più che altro sono delle trappole, vengono solitamente sopravvalutate quando entrano in borsa per la prima volta, quindi è meglio vedere un po' come si muove il titolo prima di entrare, prima di comprarlo, quindi lasciarlo almeno un anno o due nei listini per capire che titolo è. Ecco, tu a quale parrocchia appartieni, anche se sappiamo è sempre difficile, non è mai bianco o nero, però qual è secondo te la versione secondo te più logica, ecco? No, chiaramente, diciamo, quando parli di PMI con me, diciamo, considerando anche il mio percorso professionale, diciamo, si sfonda una porta aperta. Quindi, diciamo, l'ossatura delle PMI italiane, cioè le PMI italiane rappresentano l'ossatura, diciamo, del tessuto produttivo, economico produttivo del bel paese, quindi, diciamo, è giusto che si affaccino al mercato dei capitali. Affinché si affaccino al mercato dei capitali, sono necessarie aperture in termini di governance, di trasparenza e di messaggi che vengono trasmessi agli investitori. Ci sono tante opportunità tra le medie imprese, ci sono opportunità tra le piccole imprese. Chiaramente è compito dei soggetti che accompagnano le PMI di non quotarle su valori eccessivi, cioè va sempre lasciato un margine agli investitori, però diciamo in generale è un'operazione assolutamente necessaria. Chi è in grado, diciamo, di valutare tali operazioni, in questo caso non parliamo di analisi tecnica chiaramente, parliamo dei fondamentali, di quelle che sono le prospettive di crescita delle nicchie, perché parliamo di società di nicchia tendenzialmente, all'interno di cui sono inserite le PMI. Chi è in grado di effettuare queste valutazioni, è corretto che entri in IPO, è corretto, diciamo, che svolga un'operazione di sistema estremamente importante, perché in Italia c'è un tema di sottopatrimonializzazione importante. Colmare questo gap vuol dire consentire alle aziende di poter andare in maniera efficace su mercati esteri, di poter incentivare la ricerca. Quindi, diciamo, sono assolutamente a favore degli IPO. Benissimo, e allora con questo direi che possiamo chiudere il parere dell'esperto di oggi, anche perché ora siamo già molto in ritardo, lo ripetiamo, non per colpa nostra, ma per un problema che non ci ha consentito di essere in diretta puntuale alle 8.30, lo saremo domani mattina il parere dell'esperto ci sarà Giorgio Carlino, e come ci dicono dalla regia, iscrivetevi al canale YouTube, questo ci dà la possibilità di aiutare sempre più persone con le nostre trasmissioni tutti i giorni in diretta per cercare di aiutare chi investe.